Grazie Prime. Salve a tutti, bentornati su Nikila Gamers, sono Ila. È tornata dall'oltretomba, diciamo. Per vari problemi mi sa che le mie serie le farò solamente registrate per un po', finché non sistemeremo. Sì, esatto. Vabbè, iniziamo. Di sicuro non mi ricorderò un cacchio di tasti. Sì, esatto. Mi piacerebbe avere sto pirulino attaccato al collo. Sì, attaccato al collo, attaccato alla maglietta. Ok. Dove eravamo rimasti? Me la domanda. Mi faccio a me stessa. Bella domanda in l'aria, non me lo ricordo. Allora. Su, grazie. Sì. Andiamo qua. Non mi ricordo, sono morta, non sono morta. È andata di culo, non mi ricordo. No, eri morta tante di quelle volte che quei poveri cristi sono morti tutti. Ci voglio bene anch'io a volte. Cioè, colpa mia. Poverini. Sono in un buco. Ok? Sì? In un buco. Ma subito non vedo niente. Che si faceva? Ecco. Oh. Scatola di minestra. Mi sa che era giusto giù, però non... Fatemi capire, aspetta. Non c'è il pulsante che scende velocemente, no? Anch'io qua era il posto. E a denare... Non vedo nemmeno bene la mappa perché è nero con nero. Ok. No, ok, allora devo riscendere da un'altra parte per forza, quindi risaliamo. Ah! Ho capito, devo scendere su meno 2. Come porta chiusa? Come porta chiusa? Io da dove sono entrata? Sono scesa, salita, due volte per niente, complimenti. Ok, allora. No, quindi io sono arrivata da qui. Ah, ora ricordo. Ok, ok. Eravamo bloccati qua. Sento gente brutta. Oltre agli altri che giocano brisco. Dimmelo tu. Sì, ma come faccio a continuare qui? Bella domanda, bella domanda. Non so, faccio del rumore, magari mi faccio sentire lei. È porta chiusa, ma come faccio ad andare dall'altra parte? Mi dispiace, ma il mio personaggio non è un fantasma che attraversa le porte, muri, cadaveri. Ok. Sì. Cioè sì. Perché è importante. Aspetta, aspetta, aspetta. Metti che gli scappa. Come fai a lavarsi qua dentro? C'è il bagno schiuma. Il Pantene, cioè. Ah, ruba. Cosa c'è da rubare? Non c'è più. Grazie. La telecamera. Ma ah, forse devo scendere di qua. Non c'è proprio di sì, perché non vedo altri. Lo sapevo!
Hai visto? Gli ho tirato Beatrice in testa. Ho visto, ho visto. Sì, ma sempre le solite cose ci sono qua sotto. Sempre la stessa marca di bagnoschiuma, di... Bello, inquietante. Io ho paura che si animano pure gli animali qua. Sono troppo lontana per segnalarli, vero? Ok. Ci ho provato. C'è un buco. Ah, passa sotto. Tu mi dici io quando rimonto questo. Lo so, ma tutti gli assi l'avevo io in mano, degli assi, i Quanto pare denti. sta parte inutile. Non ho fatto niente, questi qua, che sono bassi. Lo so, ma li avevo Basta tutti lei. io, ha Passa sotto. ragione, sì. Più di uno, perché vedo che il pallino è grosso. La Topi. luce è un po' scarica. Preoccupante trovare tante munizioni. Senti che c'è l'esercito della regina che ti sta aspettando. Se mi hai gufato, vedi? Aspetta che... Sentito brutti rumori. L'hai già fatto, mi sa. L'hai già fatto. Non lo sapevo. Beh, non sapevo, non ti ricordavi. È un bel po' che non giochi. Ma qui non c'è niente. Ci sarà uno spazietto che arrivi nella parte lì, no? Alla fine questo è un labirinto. Non c'è niente. Aspetta, mi metto. Tanto spero che taglieremo ste parti perché sono. Tu che sai, magari c'è un modo per mettere un po' più potente la torcia, no? Bene. Sono fregata, già solo a cercare di mio. Sto tornando. Qua torno indietro. Per forza. Adesso c'è qualche altro muro, no? Quindi dove vuoi passare? L'avevo... Non l'ho avuto perché... Non l'ho chiamato, non l'ho fatto. Però peggio. Devo per forza. Ah
sì, me lo ricordo, ti ricordo che eravamo arrivati qua. Sei rimorta. No, niente, 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 no. Tocca a me. Sì. Non ti dà roba con questo. Questo lo posso. Ah, lascia questo, ok. Beatrice me la tengo. Non era Beatrice, come che si chiamava? Geltrude. Geltrude. Beatrice. Beatrice lasciala a Dante. No, rupa. Dammi il fucile, grazie. Accovacciati. Lo sapevo, no. Scusi. Lo sapevo che era casa sua. Mi dispiace. È questo che sì, mi ha... muoviti a uscire. C'è lui. Mi aveva ucciso. Ma quello cos'è? La cosa? È la legna. Ah, ok. Non capisco. Basta, Sembrerebbero finiti. No, secondo me quello lì si anima. Ma che faccia da... ti voglio trollare. È l'otto proprio. Adesso non devo andare più da parte. Arrivare carte buone e buttando la sorella. Ti do il benvenuto nella centrale operativa dei corvi di quel che ne resta. La stazione è stata peggio di quanto ci aspettassi. Non so come abbiate fatto a voi civili a sopravvivere. Non avendo 10 non sarebbe. Abbiamo provato ad avvisare tutti. Il nostro fratello più abile ha rischiato la vita per avvertire la regina, ma lo hanno ignorato. Il mio John è stato rinchiuso. No, avevo 50 a denari e poi avevo 6 di spade, un cazzo di spade. Ah no, è una granata, ok. Non so, c'ho qualcosa da lasciare che non mi interessa. Ci vado. Se riesci il codice, qual è il codice? Non si ricorda più. Codice, potenziamento di spada, serve un codice. Usa lo scanner. Quello. Cos'è? Devi usare lo scanner su quello simbolo lì. Mi spiace. Quello è l'alfabeto nubiano, il simbolo usato da lì per comunicare con gli altri. I corvi li hanno registrati molti anni fa. Adesso puoi trovarli e comprenderli anche tu. Sì, grazie. John Dee praticamente inventò la crittografia. Sapevi chi fu la prima spia professionista della storia? Figurati che firmava le lettere alla regina come 007. Sì.
c'è scritto le cifre. Dove? Scusa. Nuova funzione, decifra, sotto c'è scritto. Vedi. Provo a fare lo scanner, magari lo fa. Niente, fa nient'altro. Ah, non lo so. No. C'ho numeri a cazzo, qual è quello giusto? Sono mi avvicino e fa tutto lui? Proviamo. Ciao. Aspetta, non penso. Guarda la porta con lo scanner. Prova. Ci ho già provato. Ma prima l'hai fatto. Riprova. Fidati di me. Mettilo sul simbolino. Ecco, usa lo scanner. E questo è lo scanner? Non fa niente. Non c'è un tasto a schiacciare. Allora non lo so. Non ci gioco io e non posso sapere i tasti. Devi provare i numeri che ci sono su quel disegno là. Mm? Bisogna. Ma perché? Toccava già Ida? Bisogna guardare le vedi. Infatti io non dici che già il cibo dopo e voglio dire che tutto due non sei un momento. 3, 2, 5, 8, grazie. Prova tastierino numero. Io all'ultimo avevo il 6 di denaro, però non l'ho fatto vedere, perché tu chiamavi il 7. Che c'è? Non prendi la roba che c'è lì. Non me la fai prendere. Ho pieno. Ho pieno, non sono pieno, ho pieno. Hai pieno. Ciao, pieno, come stai? Pieno. Ecco le stesse campane. Dobbiamo tagliare quel tetto. Salsic? No. Cosa? Dove? Dammi. Roba? Ah, carbonizzato. Aspetta che devo. Allora. Sì, lo so, ma. Qui ala di corpo 1. Non posso atterrare. Ripeto, un impossibile atterrare. Cercheremo di portarti via. Non ho letto ricarica. Pardon. Però io questo qui lo odio. Ma vuoi morire? Grazie. Dietro non ho brutte persone. Da sopra si può. Merda! Mi sei? Ma era una bomba. Era tutto calcolato? Non so perché mi sono così. Vai dai, vai dai! Precipitiamo! Ma se c'è il video. Non lo so. Spero per te che sia calcolato. Perché spero che... Perché sennò devi andare con me. Il personaggio. Io voglio andare con te una volta. Ma tu che ti dici? Io ci sono. Mi servono. Successo? Non lo so. Io adesso voglio vedere sacchetti. Che t'ha detto? Questo sembra un non morto. Che t'ho detto? Il generatore ha bisogno di benzina. Ho sentito la conversazione via radio. Brutto affare. E adesso i corvi se ne sono andati, come predetto da Zeus.
Senti, lo so che non mi crederai, ma odio dire te l'avevo detto. Ho capito, volevi scappare, andartene via senza guardarti indietro. Cambio pure posto. Ma non è così semplice. Guarda il lato positivo. Sei ancora in vita. E io resterò con te. Non importa se le cose peggiorano. Ce ne andiamo da sto posto. Peggioreranno, te l'assicuro. Dee scrisse che l'afflizione verrà spazzata via quando il fuoco di angeli neri purificherà il mondo. Pensavamo tutti che si riferisse ai corvi di Dee. Che stupidi. Ma non era così. Era qualcosa di peggio. Molto peggio. Sì, ma... Oh. Credo sia ora di fare visita a Vikram. Vikram gestiva la stazione di servizio di Shoreditch a Brick Lane. Vive con la sua famiglia nell'appartamento al piano di sotto. Si sono barricati lì e barattano benzina con i sopravvissuti. Dovrai superare le sue difese. Ma non appena lo incontri, digli che ti mando io. Puoi Hai finito? Puoi cambiare. Ma è diventato logorreico tutto ad un tratto. Te mi sei mancato, non farlo mai più. Dove? E addirittura già di qua? C'è già gente. Ma se io faccio lo scanner? No, mi sa di no. Dipende lui da dove inizia. No, sono i corvi. Ciao corvi! Ti ricordo dove devi andare adesso? No, sì. 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 Sì, so che devi andare a riprendere. Che colpo che gli ho dato? Tirchi come al solito. Quello non mi è mancato. No, no, questo no. Salve, io ritorno nel buco dov'ero. Gli urli. No dai, me li dai dopo. Forse era di qua che devo andare. Non devi ritornare là alla fine. Tu c'hai la bombasta, io c'ho io. Ah no, è di là. Oh, che palle. Allora, prepariamoci psicologicamente. Psicologicamente. Oh, vabbè. A portarli, arrivo. Aspetta, ma se, anche se io sono morta veramente, cioè, che? Io voglio tentare a prendere la mia roba perché c'era troppa, troppe cose. C'è fortuna. Non avevo la fortuna. Non viene ad aiutarmi. Che sicura barricata, vuoi uscire? Ce n'è una dietro. E tu da dove caspita sei uscita? Basta. Stai morendo un'altra volta?
Ce n'era una dietro che non c'era prima. Ah, ok. Quindi è la mia impressione. Sì. È tutto un sogno, allora mi devo svegliare. Non posso più tenere la porta in faccia in qualche modo. No. Tanto non solo una, ce la posso fare. Che tirchi di merda! Perché i mostri sono dei tutti dei tirchi di merda? Mostri, zombie, sbagliato. Sono tirchi di merda. Ciao. Allora hai da attendere, eh? No! Devo sì. Tu sai che io ho tipo pulizia naturale, no? È un modo per dire che gliela vuoi. Tanto. Ma pensavo che vedevi il fantasma o cose del genere. Perché non mi fai più? Ah, ecco perché. Che... Cacchio, ma corri questa! Tanto corre! Ah, eccolo. Non mi ha preso il tasto. Ma vuoi morire? Ce ne sono! Secondo me è sempre la stessa, che sparisce. Vedi, sparisce. Anche quella è. Tua sorella! Sì, che mi hai rotto un timpano! Cazzo! Io? Grazie, vuoi tenere il pistola? Ma... Troppo bello? Ha detto che si voleva ritirare. L'hai uccisa finalmente? Sì. Dopo che mi hai rotto il timpano. Scusa, mi ha fatto venire un infarto. Sento e non parlo. Ti ho attaccato. La cosa? Miracolo. Grazie. Lo so, me l'ha detto. Io domani vedo se ancora vedo, dico di stare a casa, perché è possibile. Se uno è ammalato, non si può fare niente. Assolutamente. Già stamattina, ieri sera quando è tornata a casa, gli ho detto che mi sembrava che avesse la febbre. Aspetta un attimo. Igor, io non so da chi abbia preso, sinceramente. Grazie. Sbaglio grazie. Sempre. Confondo i tasti con altre robe. Qua siamo in mezzo di una bisca clandestina. Ce ne sono? Le povere guardie hanno protetto la torre operana. Molti di loro vivevano qui con le loro famiglie. Non posso uscire da qua. Se devo rientrare proprio per sfiga, vero? Aspetta,
Capo 47. Una volta dovevi essere un membro della famiglia reale o una ex moglie del re per avere il privilegio di morire in questa torre. Non è vero. Comunque avete mangiato, si è mangiato. Grazie. Almeno è morta. Non rompe i coglioni. A sopra credo. Mi dà fastidio. C'era... lo so che deve mangiare. Arrampica. Ah, ok. Però se non riesce a mangiare. Non è il posto che dovevo andare, questo, però. Bravo, mi ha fatto la camomilla. Lo so. Salve. Lei non esplode, vero? Più che altro mi sa che avevi tirato fuori la mina per sbaglio. No, non era la mina. Che cos'era? Anche a me sembrava una mina, però mi sa che non avevo tirato fuori una mina. Non lo so. Perché avevo cliccato di qua. Mi saluta. Grazie, aspettando. E ricambiano tutti con un grosso bacione. Sale. Sembra che chissà che cosa, ma puff! I guardiani della torre giravano qui intorno con i loro costumi medievali. Ora che ci penso, per fortuna non ci sono avanti in armatura. Ma sì, è il mio posto. Lo zio Pippo gliela dico, una delle sue. Vabbè. Ma finivo quello di anche davanti. Che fai? Dopo muore il bacione. Ciao, ciao. Ed è per questo che di domenica non registriamo. Che appunto. E quaccio. Se mi serve di 5 apri. Mira che c'ho i zombie pipistrello, mi guardo anche sopra la cucuzza. Ok. No dai. Ciao Giovanni, non guardo. Ti ho prestati 10, te ne presto ancora 20. Adesso recupero chi dei soldi. Salve. Mi scusi, ma io sono di qua, Sta parlando con il muro, poverino, lascialo parlare. Salve. Ecco. Ah, finito di parlare col muro. Se il muro non gli rispondeva, che doveva fare? Non lo so io. Ah, sì, ho capito. E che non capivo perché se si spostava vedeva il paesaggio in modo diverso. Me ne posso andare, ragazzi? Posso? Sì, è una cosa stupida. Magari era per quello, perché sennò non avrei altra spiegazione. Cos'è che ruba? Rubo qui? Rubo cosa? Rubo niente! È stata a casa la settimana che è morto il papà di... Stai scendo qui? Poi vabbè, c'è stata la settimana della nonna. E mi ha dicendo, lei adesso dice, mica mi posso mettere in mano. Chiudi? Cosa? Chiudo cosa? Aveva 38 e mezzo, poi ha preso tanti pirini. Che bello! Che non è che si sia passata per tanto, Ci andiamoci poco in giro. Dovevo arrivare qua, mi sa. Lei non mi ha detto niente, è stato lui che mi ha mandato il messaggio. Ma che c'è? C'è la scaletta, poi ci andiamo. Cosa c'è? Privato? È una porta fitta. Meglio, no? Almeno non arrivano altri zombie. Metti che magari stai guardando il paesaggio e te ne arriva uno dietro, non è che sia una bella cosa. E non sia la prima volta. Adesso c'è l'imbarazzo delle porte. Vuol dire che la porta è imbarazzata? Sì, lo sono stato troppo elevato. Dopo guardo giù. Adesso voglio guardare su. Oh, che bello, ho fatto bene. No,
Ho un déjà vu. Eh sì, praticamente sono tornato indietro. Ok. Vabbè, scendiamo. Una... La cosa non era di salire sul tetto. Vabbè. Sì, era di salire sul tetto, ma i... Perché mi sono chiusa fuori? E i corvi se ne sono andati. Questo è l'affetto. È meglio non avere niente in mano. Ah, ma era quella porta! Bastarda! Ma dai! Ho fatto il giro dell'oca per ritrovarmi qui! Ma va, fin fumo, va! Ma cosa mi dici mai? Ma fermi le tinte. Andiamo di qua. Al mercato, devi andare. O mettiamo via tutta la roba. E te ne metti via qualcosa, perché se no come tutte le volte. Ma te mettiamo via qualcosa. Torniamo giù. Andiamo a... Dov'è la casa qua? No? Sta fermo! Ok, non mi stava fermo. Grazie. Sì, ma perché il rifugio così buio? Scusi, mi sa che... A proposito, mi sa che dovevo prima attivare la missione. Oh, si è attivata da sola. Cioè, perché prima mi fa i trolloni che devo attivarla io, adesso si attiva da sola? Ho notato. Più uno perché se no ti manca per la mattina. Allora. Qui non ho niente. Carabina. Torrette. Uccide d'assalto. Pistola. Proiettili da munizione per il fucile. Doppietta fucile. Quindi dovrebbe essere munizioni per questa. Ah, da usare con K46. K46 dovrebbe essere questo. Quindi questo va bene. Di pistola sempre questa. M2. Ma io netta non ce l'ho. Ok, non ci vedo niente. Salvalo. Ah sì, salvo. Perfetto, allora siamo andati un pochino avanti. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti e ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ciao e grazie. Ciao ciao.